Allora, regala, quanto tempo non facevamo un altro video informativo, eh? Un bel po' di tempo. Comunque, oggi video rapidissimo, vi voglio solamente parlare dei tre accessori, a mio avviso, più importanti per crescere la massa muscolare. Questi sono magari accessori che, se la vostra palestra ce l'ha, perfetto, state a posto. Altrimenti sono quelli che io vi consiglio di investire un pochino di soldi per prenderli, perché potete usarli sia a casa che per, magari, che ne so, se vi dovete allenare al parco. Questi sono degli ottimi accessori che consiglio a tutti di avere. Partiamo col primo accessorio, tiriamo fuori dalla borsa MyProtein. Non è per sponsorizzare niente, ragazzi, MyProtein, link in descrizione. Primo e accessorio più importante, questa weight belt. Questa non è la weightlifting belt, bensì è una dip belt, ovvero qua ve la potete mettere attorno alla vita e potete usarla sia per fare i weighted dips, che vi allena il petto, vi allena i tricipi, vi allena le spalle, che potete usarla per fare i weighted pull-ups, weighted chin-ups. Questo mi ha cambiato la vita perché praticamente riesce a trasformare un movimento che dovrebbe essere solamente bodyweight, invece aggiungendoci il peso riesce ad applicare il sovraccarico progressivo. Se tu diventi piano piano più forte e piano piano aumenti il carico qua sulla belt, è così che cresceranno i tuoi muscoli. E devo dire che la mia schiena è cresciuta in gran parte grazie ai weighted pull-ups. Quindi questa è una belt, potete trovare il link in descrizione, forse la vende anche MyProtein, non lo so, Amazon sicuramente, ve la consiglio. Secondo invece accessorio tirato fuori dalla borsa, The Ab Wheel Rollout. Ragazzi, questo costa veramente 5-10 euro, ve lo consiglio alla grande, perché sapete quando volete allenare il vostro six pack? Questo allena il core muscle, è lo stesso muscolo che allenate quando fate la plank. Se voi usate l'ab wheel rollout, io direi che è più o meno la versione un pochino più tosta della plank e veramente noterete un sacco di miglioramenti in termini di forza e miglioramenti in termini di quanto riuscite a controllare gli addominali, quanto riuscite a contrarre. Quindi ab wheel rollout potete farlo sia con le ginocchia a terra oppure con i piedi a terra se siete veramente fortissimi. Questo costa pochissimo, sicuramente lo vendono su MyProtein, ve lo consiglio, potete farlo a casa, in palestra, io me lo porto nello zaino perché tanto questo si svita e diventa piccolissimo. Questo è il secondo accessorio. Ultimo accessorio che io ho veramente notato grosse differenze e queste sono o le bande, queste bande a 8 che potete usare, oppure il liquid choke. Per quale motivo lo dico? Perché molto spesso quando andate a fare degli esercizi tipo barbell o deadlift, squat un pochino meno, barbell curl, tutto quello che dovete avere una presa forte, molto spesso è la presa che vi lascia a desiderare. Quindi la presa, i vostri avambracci sono ciò che falliscono e vanno a cedimento prima degli altri gruppi muscolari, quindi sono il link che noi dobbiamo migliorare. Questi qua cosa fanno? La presa 8 potreste semplicemente mettere così, questo va intorno al barbell e lo chiudete. Ad esempio, vediamo se ci riusciamo, sarebbe una cosa così. Però immaginate che questo è il bilanciere, vabbè, un po' strano. E vi aiuta un sacco con la presa, soprattutto su deadlift o su chin-ups, queste cose qui. Molto consigliato. Le ho utilizzate per magari, non lo so, direi un annetto. E poi però ho deciso invece di passare al liquid choke. Questo è proprio quelli che usano i powerlifter, costa tipo 2 euro. Ragazzi, questi sono accessori. Se comprate tutti gli accessori, magari sì, la weightlifting belt a 15-20 euro, ma questi costeranno boh, 3-4 euro a testa. Stessa cosa la ab wheel rollout. Questi sono tre accessori che vi permettono di progredire, di aumentare la vostra massa muscolare e di aumentare la vostra forza. E io ho notato molti, molti cambiamenti. Magari alcuni di voi mi dicono, ma io c'ho i guanti, non voglio. Ragazzi, i guanti evitano che vi vengano i calli, ma a me non mi interessa niente, anzi sembra. Vabbè, magari la ragazza mi dice qualcosa, ma a me sembra che i calli. Ma allora bene, si fa vedere che andiamo in palestra. Mentre questi sono per aiutarti a sollevare di più proprio per la questione dell'avambraccio, che di solito è il weakest link in the chain. Quindi è quella parte della catena che perde in forza, perde in muscolatura e che poi limita tutto il resto. Quindi utilizzando questi prodotti state a posto. Questo è tutto per il video di oggi, ho iniziato a fare video informativi di questo genere, fatemi sapere se vi sono piaciuti, lasciatemi un bel like, se siete nuovi iscrivetevi, ragazzi lasciatemi un commento perché siete il mio ossigeno, se io faccio video e non commento nessuno mi sembra che non sto facendo video per nessuno, quindi vi chiedo questo favore, io vi ringrazio ancora a tutti, ci vediamo nel prossimo video. Ah, non vi dimenticate, seguitemi su Instagram. Ciao!